Ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti in un nuovo video sul canale Freccia Verde. Oggi siamo in macchina, anzi per meglio dire furgone, e dietro di me c'è Mercury, tutta bella legata e pronta per essere trasportata. La direzione è il quartier generale Pitubo, perché Mercury subirà un ennesimo upgrade. Praticamente sta diventando una moto da SBK a moto mondiale, ma ovviamente manca il pilota, quindi mo cercheremo di risolvere pure quello. Comunque stiamo andando da Pitubo perché andiamo a installare qualcosa di veramente importante, sul quale vi voglio portare un focus di due video. Parliamo di sospensioni, uno degli acquisti più importanti che bisogna sempre, e dico sempre, valutare sulla propria moto. Ricordatevi che investire soldi sulle sospensioni non è mai uno spreco. Cosa andremo a installare? Cartucce anteriori e mono posteriore. Quindi il video si dividerà in due parti e questo attuale è il primo. Nel primo video ci concentreremo sull'installazione delle cartucce anteriori, sui settaggi, e visto che voglio mettere un pochino in difficoltà il tecnico Pitubo, mi sono fatto dire da voi su Instagram tramite un sondaggio quelle che sono le domande più comuni che avete. Ne ho selezionate alcune e dopo gliele andremo a proporre. Allora ragazzi, qui alle mie spalle c'è il reparto corsa di Pitubo. La moto è già dentro, però prima mi sembra giusto fare le presentazioni del caso. Siamo con Francesco. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Che oggi mi andrà a installare le cartucce anteriori Pitubo e il mono posteriore. Direi di entrare a questo punto. Dai, lui partiamo. È il tecnico sospensionista che mi accompagnerà nell'avventura di oggi e che chiarirà alcuni dubbi che mi avete espresso sulle storie Instagram. Allora, unboxing di Pitubo in Pitubo. Penso che meglio di così non ci voleva essere. Da dove vuoi partire? Partiamo dal grande. Cos'è questa, Francesco? Spiegamela un attimo. Allora, questa è una cartuccia pressurizzata, ok? Il nostro riferimento per le super sportive e anche per moto stradali. È una cartuccia pressurizzata, ha la particolarità di avere le due regolazioni separate, una su un gambale e una sull'altra, quindi hai la compressione da un lato e il controllo dell'estensione dall'altro. Particolarità di questo modello è il precaricatore idraulico, quindi agendo su questo controllo si nota appunto il disco di precarico che lavora e comprime la molla. Quindi. E qui praticamente il kit e valigetta che voi date, sì, standard, con tutte le cartucce. Sì, assolutamente sì. Che va a comprendere manuale di istruzione, libretto, olio. Olio di montaggio. Olio, sì, per il montaggio. Tutti gli attrezzi. Chiavi, serraggi vari. Tutti gli attrezzi per permettere il completo, perfetto, montaggio della cartuccia sulla moto. Ottimo. E poi c'è il secondo, che è qualcosa che a me è più familiare. Eccoci qua. Sicuramente questo l'avrete visto maggiormente, che è il mono ammortizzatore posteriore. Per quanto riguarda il punto setting, è l'ultimo punto che andremo a affrontare una volta installate le varie sospensioni sulla moto. Adesso direi, visto che la giornata è corta e il lavoro da fare è tanto, di cominciare la fase di montaggio. Come vedete Mercury pare che stia dal dentista, cioè ha la bocca tutta completamente aperta, senza niente davanti, e Francesco ha messo sul banco le forche che adesso andremo a dissezionare per andare a installare le cartucce anteriori. Ora, Francesco mi ha smembrato praticamente quasi del tutto la forcella, però stranamente io sono fiducioso e tranquillo. Una domanda che mi hanno fatto moltissimi iscritti e che voglio sapere anche io è: cosa cambia tra una forcella pressurizzata come monta Mercury di serie e una tradizionale? Allora, è molto semplice. Diciamo che una forcella tradizionale
ha un solo olio, ok, che fa il lavoro di scorrimento della forcella, appunto, e il lavoro idraulico della cartuccia. Una forcella pressurizzata invece ha la particolarità di avere un olio che cura lo scorrimento e il lavoro idraulico viene curato in maniera più precisa dalla pressurizzazione, appunto, in una camera completamente separata. Quindi la differenza sta nella qualità del lavoro che va a curare la nostra cartuccia, dicendolo in maniera molto semplice. Quindi, da quello che mi hai detto, capisco che una forcella pressurizzata avrà comunque sempre meno manutenzione rispetto a una tradizionale. È giusto e corretto dire una cosa del genere? Diciamo che la manutenzione in una forcella dipende dal tipo di utilizzo. Se io vado in strada, ovviamente la manutenzione avrà cadenze ben più lunghe, okay. Ma se io comincio ad usare la moto magari in circuito o pista, avrò delle cadenze di manutenzione veramente molto più ristrette. Si parla, ad esempio, parlo dei nostri materiali, in pista noi consigliamo di verificarlo e revisionarlo circa ogni 12 ore di utilizzo, okay. Quando in strada magari possiamo permetterci di andare a percorrere anche 2 anni o 20.000 km prima di andare a sostituire i fluidi, fare delle verifiche, fare magari delle manutenzioni. Perfetto. Sempre bene comunque tenere controllati i nostri materiali e fare in modo che per la nostra sicurezza tutto sia sempre in ordine, insomma. Perfetto, non ti rubo altro tempo, ti lascio continuare a lavorare. Ora siamo arrivati al momento del riassemblaggio. Sul banco Francesco ha predisposto la forcella sinistra e destra e al centro è andato a mettere quelli che sono niente più degli strumenti che ci rilascia in confezione Bitubo per andare a installare la cartuccia sulla forcella. Uno che ci permetterà di azionare le nostre regolazioni direttamente sulla nostra moto, che è questo, azione di precarico e la regolazione idraulica di compressione o di estensione. Uno che ci permetterà di installare appunto la nostra cartuccia proteggendo il nostro tappo. Una chiave che ci servirà per azionare il nostro controdado al momento del montaggio. E un'altra chiave che ci permetterà l'installazione della cartuccia all'interno della forcella ed estrarla in un secondo momento anche a moto completamente montata. Molti di voi mi hanno chiesto come andare a effettuare delle corrette regolazioni sulle proprie sospensioni. Ora, io da ignorante in materia, e andremo appunto a chiedere a Francesco se questa cosa è vera o meno, so che bisogna trovare il punto zero sulle proprie sospensioni. Questo avviene tramite una tecnica che in gergo si chiama SAG, giusto Francesco? Sì, correttissimo. Ok, cos'è il SAG? Lo spieghiamo a loro in maniera molto terra terra, così che tutti possiate capire che cos'è, e la cosa che vi voglio far capire è l'importanza di questo SAG. Quindi Francesco, illuminaci. Diciamo che la misura del SAG, o anche galleggiamento, è la prima misura che dovremmo fare quando andiamo a fare a installare anche il nostro materiale, ma in generale anche quando utilizziamo la nostra moto in origine, originale, okay. Insomma. Il SAG è la misura più importante per quanto riguarda le sospensioni, perché ti permetterà di appunto posizionare la moto nello spazio a livello di altezza anteriore e posteriore e far sì che la nostra moto affronterà curve, strada, asperità e tutto quello che è la normale vita appunto di una moto, tenendo sempre la nostra ruota, la gomma, poggiata al terreno, ok? Tramite il precarico noi posizioneremo la moto nello spazio entrando in questo range, agiamo sul precarico in modo da posizionarci più vicini o più lontani dal limite che noi vogliamo trovare. Perfetto, allora direi che questo punto è chiaro, procediamo con gli altri e andiamo a capire cosa serve compressione ed estensione. Se vi ricordate, prima Francesco vi ha detto che una forcella si occupava dell'estensione e una forcella si occupava della compressione. La forcella che abbiamo qui sul banco è quella dell'estensione. Ora, andando ad agire su questa ghiera, praticamente andremo a modificare la velocità in cui la forcella andrà a rispondere alla pressione che noi gli andremo ad applicare. Quindi, se la estensione è completamente aperta, come vedete la cartuccia tornerà in maniera molto veloce. Se invece andiamo a chiudere completamente l'idraulica, quindi a lavorare sull'estensione, una volta spinto giù, la cartuccia andrà a tornare molto più lentamente verso l'alto. Adesso abbiamo la cartuccia della compressione. Andiamo a comprimere
la nostra cartuccia. Come vedete, la compressione della cartuccia avrà una determinata velocità. Se andiamo a comprimere di nuovo la cartuccia con la ghiera completamente aperta, automaticamente io farò meno forza e la cartuccia scenderà più velocemente. Dopo le spiegazioni tecniche, direi che è arrivato il momento di ripiazzare le due forcelle sotto a Mercury. Richiudiamo e andiamo a concludere il video, ma non prima di aver fatto qualche domanda a Francesco. Bene, come vedete la moto e il suo vantreno è completamente rimontato. Mercury poggia di nuovo sulla gomma anteriore. È arrivato il momento, come vi dicevo prima, di andare a chiedere a Francesco quelle che sono le vostre domande. Allora, la prima è: perché costa così cara la loro manutenzione ed è così frequente? Così frequente dipende dai punti di vista. Secondo me, almeno nei nostri manuali, è indicato appunto di revisionare le nostre cartucce, i nostri materiali in un utilizzo stradale ogni circa 20.000 km o 2 anni per mantenere la perfetta efficienza e le caratteristiche dell'olio, eccetera eccetera. Magari ogni anno si può andarla a verificare una sospensione a costo praticamente zero. E per l'utilizzo invece pista? Bravo, per l'utilizzo in pista magari il tempo non è così ampio, il tempo di manutenzione, perché l'utilizzo è più gravoso, quindi noi consigliamo ad esempio ogni circa 12 ore. Per quanto riguarda il costo, posso rispondervi io senza disturbare lui e vi dico che dipende dal tipo di meccanico sospensionista che frequentate. Tendenzialmente una revisione delle forcelle anteriori, quindi si va praticamente a cambiare l'olio che c'è al loro interno, tendenzialmente va a costare intorno ai 120-150 euro, ma la maggior parte delle cose che andate a pagare è manutenzione, quindi lavoro manuale e un litro d'olio. Allora, la seconda domanda che ci fanno è: come capire se sono da rifare forcelle mono? Diciamo che il primo sensore siete voi che la guidate, ma se rispettiamo i tempi di manutenzione e ogni paio d'anni appunto andiamo a farla, potremmo far sì che la nostra forcella o il nostro mono lavori sempre sul livello più alto, in condizioni ottimali, in condizioni ottimali. Allora, con la prossima domanda andiamo a sfatare una delle cose che ho sentito più volte in vita mia al bar. Francesco, mi chiedono: le sospensioni più rigide ti permettono di andare più forte? No, io la penso in maniera diversa. Secondo me una sospensione troppo rigida può essere controproducente nella guida corretta, sia in pista che in strada, perché non ti permetterà di sfruttare correttamente le varie escursioni, ok? E quindi affrontando una curva magari ad alta velocità farà sì che la sospensione non lavoreranno, lavorerà la gomma finché non raggiungerà il suo limite e perderà l'aderenza, e quindi sarà un problema. Non esiste il rigido e il morbido, esiste il corretto setting per la tua idea di guida o il tuo stile di guida. Perfetto, anche perché ragazzi non è che indurire va a aumentare i cavalli, quindi cioè, cosa osservare per una cattiva regolazione? Questa azzardo io la risposta. Vai, correggimi se sbaglio dopo sta giornata qui in bitubo. Se c'è una cattiva regolazione, probabilmente siete partiti da un punto zero, che è il sag e galleggiamento, sbagliato, quindi tornate a quello e da lì man mano, affidandovi anche magari affiancati a un professionista che è la figura del sospensionista, guidatelo e guidatevi a migliorare quella regolazione. Sì, e se posso aggiungere, tendete ad aprire le regolazioni più che a chiudere le vere moto troppo ferme. Ok. Detto ciò, le domande sono finite, queste erano le più gettonate, io vi invito a farne delle altre se le aveste qui sotto nei commenti. Ovviamente Francesco, dopo l'uscita del video, si metterà a rispondere a tutte le domande e a leggere tutti i vostri commenti, quindi io lo ringrazio e andrei a concludere il video per quanto riguarda la parte dell'avantreno di me. Adesso noi continueremo qui dentro per la parte posteriore, che vi invito a vedere se la prima parte vi fosse piaciuta. Da Frecciaverde, da Francesco in questo caso, nella Serbitubo è tutto. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando iscrivetevi, commento per qualsiasi cosa qui sotto, un bel like, ciao! Yeah.